Siamo dati Gesù e Maria. Comincia oggi, fratelli e sorelle carissimi, con questa domenica, con questa messa prefestiva, il santo tempo dell'Avvento. Anche il nuovo anno liturgico oggi comincia, si apre il ciclo B dei tre cicli, appunto, dell'anno liturgico. L'anno B, come abbiamo sentito già da questa domenica, nelle domeniche si proclama il Vangelo secondo San Marco. Sapete che il Vangelo secondo San Marco è quello dietro il quale c'è la predicazione e anche la firma, se vogliamo, di San Pietro Apostolo. È il Vangelo più breve di tutti e quattro i Vangeli che abbiamo a disposizione, quello, diciamo, però, che è più incisivo, più forte, quindi che lascia un impatto molto 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 diretto, un po' come era la personalità che emerge dai Vangeli di San Pietro Apostolo. Questa prima domenica di Avvento, come chiaro dal Vangelo che abbiamo ascoltato, è tradizionalmente denominata la domenica della vigilanza. Sta sotto la parola d'ordine di Gesù: vegliate, vegliate, vegliate. Adesso vedremo di approfondire questo aspetto. Anzitutto, che cos'è il tempo d'Avvento? Però in questa prima omelia della prima domenica d'Avvento è doveroso ricordarlo. Adventus viene appunto dal termine latino che ho appena nominato, che significa venuta. È un tempo in cui la Chiesa ci chiama non soltanto a ricordare la venuta di Gesù, ma a celebrare la venuta e a ricordarci che le varie venute, adesso vedremo quali sono, di Gesù, sono tutte velate di mistero. Cioè, Dio e il regno di Dio non viene nel modo con cui vengono le cose umane. Faccio un esempio. Se c'è un evento, uno spettacolo teatrale, cartelloni pubblicitari, dal 7 di gennaio al 20 di gennaio si rappresenta, il fu Mattia Pascal di Pirandello al Teatro X di Roma. Lo sai, vai a teatro, lo vedi e è finito. Ma le venute del Signore non sono così, perché non avvengono in maniera così, come dire, chiara ed evidente, ma avvengono nel mistero. Voi pensate a quella che celebriamo nel Natale, perché nel Natale si celebra una delle tre venute del Signore, che è la venuta storica. Ci rendiamo conto che 2000 anni fa, un po' di più, il Figlio di Dio è nato sulla terra. Mi sapete dire quanta gente c'era alla nascita di Gesù? Se questo è il Figlio di Dio. Non c'era nessuno, dopo una certa della notte sono arrivati quattro poveracci di pastori avvertiti loro dagli angeli, dopodiché è finita così, dentro una stalla, non una grotticella, mi raccomando, facciamo tutti quanti il presepe, si può cominciare a fare fin da oggi, anche prima, una stalla dove c'era il Figlio di Dio. E nel mondo tutte quante le cose sembravano procedere con la massima normalità, così come procedevano fino al giorno prima. Sembrava non essere cambiato niente, eppure il corso della storia era cambiato attraverso un evento nascosto. Come mai soltanto i pastori sono stati invitati alla grotta di Betlemme? Punto interrogativo. Pur essendo dei poveracci, delle persone molto umili e molto povere, stavano nelle condizioni personali e soggettive di poter ricevere l'annunzio della nascita del Salvatore. E una volta arrivati alla stalla, pur vedendo un bambino neonato apparentemente come tutti gli altri, decodificare, riconoscere che dietro quel bambino c'era il Figlio di Dio. Capito? Come si fa ad avere questa chiave di decodificazione? Come facciamo noi a riconoscere Dio che viene? Questa è la domenica della vigilanza. Ci vuole la vigilanza. E che cos'è la vigilanza? Viene dal termine vegliare. Come chi mi conosce lo sa, anche perché vanno in streaming in diretta su YouTube, tutti i sabati sera qui c'è una veglia di preghiera, a volte un po' più corta, a volte un po' più lunga, a volte finisce alle 11:30, a volte finisce alle 2, alle 3, tant'è vero che il mio amico avvocato che sta qui dietro, che c'ha le libre, vecchio amico che girava a casa mia quando io avevo pochi anni, perché ero compagno di scuola di mia sorella, perché non lo sapesse, mi dice: ah, tu ci tieni sempre compagnia, Leonardo, che sentiamo, vediamo le luci, sentiamo i canti fino a notte inoltrata. Durante le veglie che si fa? Si prega
Dire vigilanza è la stessa cosa che dire perseverate nella preghiera. Perché la preghiera? Perché la preghiera insieme ai sacramenti è ciò che fa stare la nostra anima in grazia di Dio. E se tu stai in grazia di Dio, quindi sintonizzato col cielo, sei capace di riconoscere la presenza e la venuta di Gesù. Ora, oltre alla venuta storica, ho detto che ce ne sono tre, ce ne sono altre due di venute di Gesù. Di una parla la seconda lettura di oggi, quando San Paolo dice: egli vi renderà saldi fino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Cosa significa questa espressione? Che significa irreprensibile fino alla fine nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo? C'è un giorno, sapete bene, no? Noi diciamo, dopo la consacrazione, annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, vedete? Avvento, venuta, questa è la seconda. Quale venuta? La stessa che proclamiamo nel Credo. Di nuovo verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti. Questa è l'altra, la venuta escatologica, quella alla fine della storia. Gesù è venuto nella terra nell'umiltà e nel nascondimento, quindi senza che nessuno se ne quasi accorgesse, e lasciandosi trattare come l'hanno trattato perché soffrisse ed espiasse i nostri peccati. Ma l'ultima venuta, quella che porrà fine alla storia, non sarà così. Sarà nella gloria, come diciamo nel Credo, e lì ci sarà la spaccatura, la divisione definitiva e la separazione dei buoni dai malvagi. Vangelo di Matteo, capitolo 25: venite benedetti dal Padre mio, via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il fuoco, per il diavolo e per i suoi angeli. C'è questa seconda venuta, anche questa è avvolta nel mistero. Perché? Perché non sappiamo quando sarà. Qualcuno di voi sa quando tornerà Gesù nella gloria? Non lo sa nessuno. E questa ultima venuta, attenzione, quella definitiva, è immagine dell'ultima venuta di Gesù che ci sarà nella nostra vita. Qual è secondo voi? Quella a cui dobbiamo essere sempre pronti, per cui si adatta molto bene il Vangelo di oggi. Qual è? È la morte, bravi. Lunedì mattina qui ci sarà, sono state annunciate delle esequie. Io ai funerali dico sempre: ragazzi, ecco, dobbiamo tutti pensare, me per primo, e se lì oggi c'ero io dentro quella bara, che gli avrei raccontato al nostro Signore? Sono pronto all'incontro con Lui? Perché quando noi moriremo, sapete che quando Gesù verrà nella gloria a giudicare i morti, cosa ci sarà? Ci sarà il giudizio universale, la divisione dei buoni e dei cattivi. Ma quando noi moriamo cosa c'è? C'è un giudizio, c'è un giudizio particolare, cioè il giudizio che viene fatto sulla nostra vita, su come abbiamo vissuto e soprattutto come ci ha trovati il momento della morte. Ecco perché qual è la cosa più importante di tutti? Vegliare, perché se vigilo, veglio, prego, uso i sacramenti, sto in grazia, e quindi se viene il Signore all'improvviso mi trova più o meno pronto, certo, prontissimi, nessuno ci è, sempre ci abbiamo qualche cosa che non funziona, però sostanzialmente pronti sì. Quindi la venuta ultima di Gesù, la seconda, che è poi, diciamo così, attualizzata nella vita di ogni fedele nel momento della morte. Ma poi c'è la terza, che è la più misteriosa di tutti, però è anche quella che ci riguarda più da vicino. San Bernardo la chiama la venuta continua di Gesù, oppure la venuta misteriosa che Gesù compie nella storia, anche qui su due livelli: la storia globale, quindi la storia dell'umanità, le vicende della Chiesa, e la storia personale. Sono i momenti in cui la grazia di Dio ci visita in modo particolare, anche qui però misterioso. Io, non so se voi siete in grado, io penso di saper riconoscere le grandi venute che ci sono state da parte del Signore nella mia vita attraverso fatti apparentemente comuni, come al solito, normali, forse insignificanti, ma dietro i quali si nascondeva un'enorme grazia di Dio. Tanto per raccontare una cosa che si può raccontare non essendo troppo personale: se io nel lontano 1991 avevo 20 anni,
non avessi accettato l'invito, e guardate che non mi andava, di partecipare a una giornata mondiale della gioventù ai tempi di San Giovanni Paolo II, che è stata decisiva per la mia esistenza, forse oggi non starei qui, non avrei scoperto la mia vocazione, non sarei diventato sacerdote. Eppure le circostanze in cui è maturata questa cosa sono del tutto ordinarie. Qualche mano invisibile mi ha guidato all'accettazione volontaria di tanti inviti e mi ritrovo qui oggi. Quindi il Signore viene in continuazione nella nostra vita. Può venire attraverso fatti normalissimi, attraverso un incontro con una persona. A volte, spesso succede attraverso un fatto apparentemente negativo, una prova, una tribolazione, una malattia, un lutto. L'incontro con una persona, l'ascolto di una predica particolarmente illuminata, la lettura di un libro particolarmente forte dove c'è qualcosa che mi squadra la coscienza, ce ne sono una montagna. Ecco, questi sono importantissimi perché dalla risposta positiva a queste visite che il Signore fa nella nostra vita dipende veramente la nostra conversione e la nostra santificazione. Anche qui, per fare in modo di, io lo chiamo salire sui treni che passano, senza che, avete visto, quando un treno passa a una stazione di passaggio, qui latina, questa stazioncella piccola piccola, tipo stazione per antonomasia, il treno passa, si ferma un minuto, dopodiché si chiude la porta e riparte. Tu devi sbrigare a salire in quel momento in cui le porte stanno aperte, se un treno è passato, buonanotte. Ecco, diciamo che le venute del Signore nella nostra vita sono così, sono treni che passano, dobbiamo cogliere il momento e salirci sopra. E per fare questo dobbiamo essere appunto pronti, preparati, e questo si fa attraverso la vigilanza. Ecco perché questa prima domenica di Avvento è sotto questa egida. Quindi sia la venuta storica di Gesù, sia la venuta continua nella storia personale o collettiva, che quella definitiva, che nella morte corporale o alla fine della storia, hanno bisogno di essere preparate. E vedremo che domenica prossima San Giovanni Battista ci dirà bene. Preparazione particolare si fa così, così e così. Intanto cominciamo a entrare nell'ottica che questo è il tempo in cui riscoprire, riprendere la preghiera, rinsaldare la vita della grazia, perché questa disposizione che la Chiesa ci chiede di vivere in questo tempo possa diventare stabile e duratura nella nostra anima. Siamo lodati Gesù e Maria.